Maggiore presenza delle forze dell'ordine, soprattutto nelle zone di Firenze, dove si sono avuti più episodi di spaccate, microcriminalità e nelle fasce orarie più a rischio. Un piano operativo per dare garanzie ai commercianti, ma anche tranquillità ai cittadini, condiviso da tutti i partecipanti alla riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Un modello sperimentale che coprirà 4 settimane, tutto il periodo delle feste di Natale, con decorrenza di fatto immediata. Continueranno in forze, anche con l'ausilio delle specialità delle forze di polizia, i controlli del territorio, soprattutto nelle fasce orarie notturne, che sono le fasce orarie in cui normalmente si verificano questi fenomeni. Attenzione, un occhio di riguardo, su richiesta anche del Comune di Firenze, verrà dato all'installazione della ruota panoramica. Intanto l'utilizzo degli steward, che a partire dal 7 di dicembre in poi il Comune di Firenze metterà a disposizione nell'area UNESCO, con il precipuo compito proprio di aiutare nella percezione di sicurezza ai cittadini. Soddisfatti i rappresentanti delle associazioni di categoria, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, CNA, la Camera di Commercio darà un contributo per aumentare i sistemi di sicurezza dei commercianti. Lavorerà sostanzialmente per andare a fare un finanziamento a fondo perduto attraverso un bando che assieme al Comune di Firenze avrà un capitale massimo di 800.000 euro che copriranno appunto gli eventuali danni delle spaccate, che servono al di là di deterrenze, ma anche per fare una cosa fondamentale, cioè chiamare durante la spaccata, se dovesse esserci, speriamo no, ma se dovesse esserci, in tempo reale le forze dell'ordine.